Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono sempre io, lo so Jurassic 410. E oggi, signori, siamo qua, nuovamente, su Ivan's Remains. Siamo qua, ci siamo lasciati nello scorso video, dove c'è questo fastidioso rumore di scrittura nelle orecchie, che è il nostro amico Clover. Vediamo cosa ci dice. Puntini, puntini. Nessun segno del nostro scomparso? Vadil? Ivan ti ha tagliato la lingua? Oh, mi spiace. Tutto a posto? È come se tu abbia visto un fantasma. Considerando come stanno le cose, è più che normale. Tanto per controllare, non mi stai giocando uno scherzo, vero? Di cosa stai parlando? No, è fin troppo morigerato. Clover, credo che avessi ragione. Su cosa? Non siamo soli. Hai visto qualcuno? Che ci stiano ascoltando? Farei meglio a star attenta a ciò che dico. Puoi entrare nella tua camera magica. Dovremmo prima arrivare in un luogo sicuro. Andiamo nella camera magica. Sai cosa? No, lasciamo stare. È solo la mia immaginazione. La mancanza di sonno ti fa queste cose. Ah. Ehi. Comincio a essere stanca. Forse potremmo andare a dormire? Cosa c'è che non va, Vanille? Certo, non ci farebbe male. Ancora due monoliti e poi potremmo riposarci un po', che dici? Allora? Solo due. Non uno di più. Dopo questi due ci sarà qualcosa che ci fa andare avanti, quindi non dormiamo. Roger. Clover, aspetta. Sì? Credi che sia possibile usare l'acqua come fonte di energia? Sì? Non credo proprio. Ma come? Come non credi proprio? Cosa credi che fosse questo posto? Difficile dirlo. Sembra un impianto di trattamento delle acque, questo è sicuro. Vanille, sono la persona meno adatta a questo tipo di domande. Vedi qualcun altro in giro per caso? Perché non chiedi a Ivan quando lo troverai? Che divertente. Procediamo. No, quindi non abbiamo detto che probabilmente Ivan ci osserva. Ivan o qualcuno in realtà. Ecco, questi qua iniziano a non piacermi, questi signori qua, perché questi qua vedete, tra l'altro possono, quelli si modificano solo una volta. Ok. E questo cosa fa, scusami? Aspetta, è questo qua sotto. Ok, che fa? Cambia. Ha anche un, esatto, uno di questi qua che spara. Ok. Quello che vorrei io però in realtà è più questo, nel senso. Esatto, io vorrei una roba del genere, che almeno possiamo andare giù, saltare e... però dovrebbe essere... aspetta. Questo com'è adesso? Così. E se ci salto sopra però... Aspetta, proviamo a farlo perché non lo so. Allora, aspetta, questo qua sicuramente bisogna modificarlo. Questo deve essere così. E fin qua. Ah, questo è un teletrasporto. Questo fin qua deve essere così. Qua possiamo fare... va bene anche così. Ok, e lì diventa quello. Quello che ci fa saltare. Però lì dovrebbe essere in realtà uno di quelli che cambiano. Non dovrebbe essere un teletrasporto. O può far solo teletrasporto quello lì. Può far solo teletrasporto quello lì. Quindi in realtà non è troppo utile. Questo qua lasciamolo attivo. Che sicuramente fa qualcosa. Allora, resettiamo il tutto.
Allora, se io attivo questo, non posso attivarlo. Ok, quindi bisogna prima salire qua, andare qua, andare qua, andare qua. Perfetto. E qua abbiamo tutto attivato. Ora, togliamo questi due. Perfetto. E attiviamo questo. Perfetto. Quindi, facendo questo, poi cosa possiamo fare? Possiamo andare qua, andare qua, andare qua. Ok, facendo così abbiamo attivato quello lì che salta. Ah beh, semplicissimo. Ok. E qua facciamo un saltello e poi torniamo su. Esatto. Ok, semplicissimo in realtà. Bastava capirlo. Molto, molto, molto semplice questo livello. Uno l'abbiamo fatto e poi abbiamo il secondo salto. Il secondo... Questo è il secondo. Ma tanto dietro qua succede sicuramente qualcosa. Sicuramente qualcosa succede. Questo mi sembra un po' troppo facile. O sbaglio? Può essere così facile? Cioè, mi sembra stupidissimo. Sì, a quanto pare. Ecco qua Clover. Ciao Clover. Abbiamo fatto i nostri due monoliti. Allora, credo che per oggi sia abbastanza. Penso di parlare per entrambi quando dico che potrei crollare da un momento all'altro. E forse la fatica, beh, sai, comincia a giocarci brutti scherzi. Spero che tu non mi stia prendendo in giro, Clover. O finirai per dormire fuori. Questo era il mio piano iniziale. Non vado all'avventura senza il mio sacco a pelo. Come vuoi. Qual è il problema? Non dirmi che provi compassione per me. Come vuoi. Sospira. Sospira. Puoi dormire sul pavimento. Mi sento buona oggi. Che fortuna. Vieni o no? Non ho tutta la notte. Ma sì, dai, vieni Clover, che almeno... E qua tra l'altro adesso siamo in pigiama. Madonna che bei suoni che ci sono. Sì, qua siamo in pigiama e con tutte le occhiaie in questo... Non ho capito che possi... Boh, non ho capito perché che cambi... ci teleportiamo così. Ah, c'è ancora la storiella magica. No. È ora di iniziare a impacchettare la tua roba, non credi? Non sta succedendo davvero. Chi? Ma chi è questo tipo? Perché nello scorso episodio, se vi ricordate, hanno fatto una scommessa e se lui perde, lui deve andarsene. Lui non sappiamo ancora chi è, quindi. Perché sei tanto scioccato? Non è tanto sorprendente che ti abbia battuto per la 100ª volta. Come fa a battermi così facilmente? Com'è possibile che non l'abbia mai sentito nominare? Questo è il tizio che davvero dovrebbe... Ma perché? Perché non gli interessa? Ci sono altre persone migliori di me? Che non intendono vantarsene? Perché? Semplicemente non gliene importa? No. È solamente un tipo strambo. Vincent, stai facendo delle strane facce e non parli più da praticamente 3 minuti. Cominci a farmi sentire a disagio. Clover, dimmi una cosa. Perché non ti importa? Perché non ti importa del riconoscimento? Non perdevo a Spymaster da anni, fino ad oggi. Detesto ammetterlo, ma sei bravo. Troppo bravo. Te l'ho già detto. Daisies viene prima di me. Allora è vero. È solo... Cos'è successo? Bah, non è affar mio. Adesso devo procurarmi di... Devo preoccuparmi di trovare un altro posto. Credo che tu non abbia idea di cosa tu possa fare con le tue abilità. Un luogo migliore per te e per lei. Darle tutto ciò che lei possa desiderare. Non avresti bisogno di lavorare in quel negozio ogni giorno. Se io sono riuscito a ottenere tutto grazie a Spymaster, immagina cosa avresti potuto fare tu. Ah, cosa? Un giorno capirai, Vincent. Capirò cosa? Che tutto ciò che rincorri non ha alcun valore. Oh, ma certo. Sono troppo giovane per capire la tua filosofia matura, non è così? Sempre a parlare con quell'aria di superiorità, come se sapessi tutto. Ma chi credi di essere? Chi credi di essere? Fai come vuoi. Il divertimento è finito e io me ne vado. Onorerai la tua scommessa?
Certo. Neanche in un milione di anni. Lo spero proprio. E ora? Sta morendo. È caduto per terra. Clover? Ehi, che hai? È caduto per terra. Madonna che occhiali. Anche quello. Cioè lui. In questo mondo qua diverso hanno tutti le occhiaie. Dio, non riesco a abituarmi a questi cambi di luce improvvisi. Cosa c'è che non va? Non trovo il mio cuscino. Non posso credere che mi stia succedendo persino in una camera senza nient'altro. Devo essermi girata e ritirata nel sonno. Dove diamine è finito? Ecco, prendi il mio. Sei sicuro? Non lo uso mai comunque. Grazie. Ma prima devo andare in bagno. E cosa te lo impedisce? Beh, starai scherzando. Qui non c'è il bagno? Sorprendentemente, no. Che genio, Ivan, eh? Non ci metterò molto. Adesso andiamo fuori. Ecco, lo sapevo. E ci becca il tipo. Già lo sapevo. Tu! Stavolta non mi sfuggirai. Ah, ok, l'ha portato dentro. Bene. Ah. Chi l'avrebbe mai detto che avrei potuto beccare qualcuno con un portale? Chi è che ha paura adesso? Chi sarebbe questo tizio? Non è Ivan questo qua. Dove sono? E perché qui è notte? Continua a fare la parte dello stupido, non andare da nessuna parte. Perché, ecco, non c'è porta d'uscita, né un bagno. Oh, davvero? E allora come prevedi di uscire? Attraverso il portale, do. L'unica via di uscita è tornare sull'isola. Oh, davvero, è un incredibile pezzo di tecnologia. Questa voce, madonna, muoio con fare. Però vediamo se riesco a fare questa voce. È così. Tra l'altro lei poverina ha dato una voce da molto, molto pesante. Vabbè, ormai è successo così. Ma tu, mio piccolo stalker, non andrai da nessuna parte. Non finché non avrai vuotato il sacco. Non saprei. Non vorrei rovinarti il pavimento. Non sto sognando, vero? Chi è il tuo amico? Clover, lascia che ti presenti la nostra scimmia. Non credevo di avere un aspetto tanto terribile. Cavolo. No, non intendevo che... Oh, quindi ti piaccio, eh? Quello che sto cercando di dire è che qualcuno mi ha trattato come una pazza paranoica quando ho detto di aver visto qualcuno, dicendo che doveva essere una scimmia. Oh, quindi c'era davvero qualcuno che ci seguiva. Chi è? Non ne ho idea. Ma non andrò da nessuna parte finché non l'avremo scoperto. Ehi ragazzi, io sono qui, eh? Bene allora, non sprechiamo altro tempo. Con quella faccia, con gli occhi così. Senza occhi questo qua, madonna. Puntini, puntini. Cos'ha che non va? Mi ignora, eh? Un atteggiamento familiare. Se pensi di cavartela facendo scena muta... And the sky making me feel so high. È una canzone. The bad time will pass me by. Sta, c'ha il cosi nelle orecchie e sta cantando. Credo che stia ascoltando la musica. O almeno finge di farlo. Mi spiace. Oh, ho sbagliato voce. Mi imbarazzo a parlare con qualcuno per la prima volta. Non sono bravo con le ragazze. A dire il vero, le mie cuffie non funzionano. Ma me le porto sempre dietro per gestire le situazioni imbarazzanti. E... tipo questa.
La gente di solito pensa che stia ascoltando qualcosa e mi lascia in pace. Funziona piuttosto bene, sapete? Certo, assolutamente. Ma è sparito nel nulla il sacco pelo. Credo che sia il momento di smetterla con la recita, non pensi? Te lo chiederò solo una volta. Ci stavi seguendo? Fallo e basta. Stavi per mettermi un dito nell'orecchio, vero? Cosa? Un dito nell'orecchio. Ti sputi sul dito e me lo infili nell'orecchio. Sai, quando se la prendono con me, i miei amici lo fanno sempre. Che razza di amici hai? Perché mai dovrei fare una cosa del genere? Oh, non saprei, forse perché sono un tipo da prendere in giro. Almeno, questo è quello che dicono sempre i miei amici. Qualcuno ha bisogno di altri amici. Non farò niente del genere. Vogliamo solo che tu ci dica chi sei e cosa ci fai qui. Oh, solo questo? È semplice. Ma potresti farmi prima un favore? Io? Certo, cosa? Ti spiacerebbe farmi un po' di spazio, per favore? Mi sento molto a disagio. Oh, certo, scusa. Ora come va? Perfetto. Bene, allora mi chiamo André Iger. Sono un esploratore, anche se preferisco la parola avventuriero. Non sei troppo giovane per fare l'esploratore? Ehi, grazie. È il miglior complimento che qualcuno mi abbia mai fatto, a parte mia mamma, ovviamente. Non era un complimento. Perché proprio sull'isola? Perché no? È un bel posto, è tranquillo. E beh, qui nessuno si prende a gioco di me. Trovare quest'isola non è particolarmente semplice, sai? Come facevi a sapere della sua esistenza? Il taccuino del traduttore. Sono stato abbastanza fortunato ad averne. Da avere uno degli ultimi taccuini nelle mie mani. Tu hai uno dei taccuini? Magari. Ce l'ha un mio amico. Mi ha lasciato fare delle foto. Più che sufficienti per trovare l'isola. E tradurre i monoliti. C'è qualcosa che non va con il flusso temporale al momento. Questo tizio mi sa che viene da dopo che lui ha scritto le traduzioni. Come... Però c'è comunque un altro problema. Noi vuol dire che veniamo ancora da prima che lui stia scrivendo le traduzioni. Perché se noi siamo la sua sorella, teoricamente, va. Disastro. Troppo incasinato. Oh, i monoliti. Sono così fighi. Ma dai, che finta questa canzone. Scusate. Dunque, scommetto che abbiate già decifrato il messaggio, allora. Deve essere così che siete arrivati qui. Sguardo malefico. Clover. Siamo nel bel mezzo del lavoro, a dire il vero. Davvero? Capisco. Io l'ho già risolto. Ecco perché sto tornando indietro. Cosa? Vacci piano, cowboy. Non intendo portarmelo dietro, se è questo che ti preoccupa. Beh, sarebbe piuttosto difficile farlo, tra l'altro. Ma una volta scoperto cos'era, ho perso interesse. Ho sentito che non c'era nient'altro da esplorare qui. Onestamente, pensavo che questo posto potesse offrire qualcosa di un po' più interessante. Cosa? Cosa intendi? Oh, non lo so. È solo che non era quello che mi aspettavo. Perché? L'artefatto? Che cos'è? Hai davvero lavorato tanto per far sì che io ti rovinassi la sorpresa? Quello che voglio dire è che dovresti scoprirlo da solo. Ma, insomma, è vero? Vero come te e me. Quindi non ci stavi seguendo. Cosa ci guadagnerei? Perché sei scappato quando mi hai visto nella valle? Non
ti sei accorta di quanto è difficile per me avere a che fare con le persone? Stavo facendo tutto pur di non incrociare il vostro cammino. Ma sei detto qualcosa sul fatto che sarebbe arrivato il nostro tempo per parlare? Mm? Non so di cosa tu stia parlando. Forse ti sei imbattuta in qualcun altro. Potrebbe mai essere Ivan. C'era qualcun altro lì? No. Non prende in giro nessuno. Andre. Quindi, insomma, io... Sai, quando cerchi di andartene da un posto ma non ti viene proprio in mente una scusa valida? Posso andarmene ora? Vanil? Immagino che sia solo stato un fraintendimento. Anche se non ne sono assolutamente sicuro. Ma cosa posso fare? Non posso provare che stia mentendo. Ci dispiace. Non preoccupatevi. Voi due siete stati più che cortesi con me di chiunque altro io abbia mai incontrato. A parte mamma, ovviamente. Oh, a proposito, Andre, un'ultima cosa prima che tu te ne vada. Certo. Stiamo cercando una persona di nome Ivan Goldenstein. Ti suona familiare? Ivan Goldenstein. Oh, ma certo. Lo conosci? Sì. Voglio dire, tutti lo conoscono, giusto? Ma se intendi sapere se lo conosco di persona, temo proprio di no. Sarebbe stato troppo bello per essere vero. E non l'ho neppure visto qui intorno. Suppongo che se anche lo avessi visto non l'avrei comunque riconosciuto. Perché non gli mostri una sua foto, Vanil? E a proposito, forse sarebbe stato tutto più facile se avessi iniziato la tua conversazione così. Già, credo tu abbia ragione. Aspetta, ne ho una proprio qui. Ma me la fanno vedere anche a me, che voglio vedere che faccia ha questo Ivan. Non c'è più la foto, è sparita. Ehi, non c'è. Non c'è. Giuro che ce l'avevo. Panico, panico. Forse nel... Ah, niente da fare. Comunque è improbabile che tu l'abbia visto. Non è una persona che si dimentica facilmente. Ah, ok. Non ti tratteniamo. Puoi andare dove vuoi. Prima che me ne vada, se sareste così gentili a darmi dell'acqua, io l'ho finita. E la strada del ritorno è lunga. Sicuro? Prendi pure la mia borraccia. Bene, perché qua non c'è acqua. Perché siamo nella stanza senza bagno, senza acqua, senza niente. Però c'è una finestra. Ma tra l'altro dalla finestra secondo me non si può, cioè non si può uscire. Ovviamente non si può uscire. Wow. Ho questa voce. Muoio. Siete tutti così gentili qui intorno. Grazie. Prego. È acqua tossica. Ma che? È terribile, eh? Ma che diamine bevete voi due? Di cosa stai parlando? È solo acqua. Ed è terribile. Oh, ci sono. Mi state prendendo in giro come i miei amici. Dovevo aspettarmelo. Era troppo bello per essere vero. Ehi, no, hai frainteso. Noi non siamo così. Forza, passamelo. Com'è? È acqua. Dammi un po'. Ecco. Ops. Sono davvero maldestro. Mi spiace molto. Non preoccuparti. Stai bene? Sì, credo di avere le mani molto sudate. Ma ehi, mettiamola così. Forse vi ho fatto un favore. Non si può bere roba del genere. Fa davvero vomitare. Ma è nulla. Comunque, ci vediamo più tardi, ragazzi. Sì, ma devo aprirti io la porta. Devo aprirti io la porta. Non c'è porta di uscita.
Potresti aprirmi la porta, per favore? Oh, giusto. Me lo dimentico sempre. Vanille, Daisy. Daisies. Come avete fatto ad abituarvi? Non l'abbiamo fatto. Parla per te. Beh... è stato un piacere conoscervi. A presto. Sei sicuro che te la caverai da solo? Non preoccuparti per me. Sono più forte di quel che sembro. Trovo molto difficile crederlo. Abbi cura di te, ok? Anche voi. Ciao, André. Ciao, André. Torno tuo giorno. Beh, è stato strano. Non dirlo a me. E ora per giunta sono a corto d'acqua. Non preoccuparti. Ho ancora la mia, ce la caveremo. Peccato per la faccenda della foto. Se te l'avessi chiesto prima avrei potuto dare un'occhiata a Evan. Ora sono curioso. Oh, la foto? Non preoccuparti, non l'ho persa. L'ha presa lui? Ricordi quando ho detto di aver sentito come se qualcuno mi avesse toccato? Credi che l'abbia presa lui? Sono sicuro che l'abbia presa lui. E credo anche di saperne il motivo. Credi che la storia dell'esploratore e tutta quella stramberia fosse solo una recita? La peggiore che abbia visto da anni. Quindi ci stava seguendo davvero? Ma perché? Chi è in realtà? Quindi? Non lasciarmi sulle spine, Vanille. Questo Vincent che hai nominato poco fa, quello che ti ha dato il taccuino, cosa c'entra ora? Descrivimelo. Alto, pelle scura, magro, più giovane di quello che sembra. Fammi indovinare, un solo occhio grigio? Come hai fatto? Vanilla? Mi stai facendo paura. Bingo. Non so come o perché, ma sembra che tu ti sia stato amico di Evan senza neanche rendertene conto. Sapevo che voi due eravate collegati in qualche modo. André ha preso la foto di Evan perché per impedirmi di fartela vedere. In questo modo non avremmo capito che già conoscevi Evan per tutto questo tempo. La vera domanda però è perché prendersi una tale briga? Lui? Evan è il tipo che abbiamo sempre visto! Evan? Perché non me l'ha detto? No, non è possibile. Ho visto la sua carta d'identità, il suo nome completo era Vincent Vaal. Curioso. Vanille? Hai già capito cosa sta succedendo qui? Non del tutto, ma comincio a mettere insieme i pezzi. Cosa c'entri con questa storia? Ah, se solo potessi dirglielo. Perché non l'hanno... non ha alcun senso. Abbiamo tante cose di cui parlare, Clover. Soprattutto mi interessa molto sapere come hai conosciuto Vincent. Vanille? Ho capito che trovare Evan è molto importante per te, ma il tempo per Daisy si sta scadendo. E dato che Andrea ha già scoperto l'artefatto, lo so, non preoccuparti. Le mie domande possono attendere. Per tua sorella, sta finendo il tempo. Abbiamo un artefatto da trovare e sono sicura che sarai tu a farlo. Avremo tutto il tempo per parlarne dopo. Grazie, Vanille. Vai avanti, ti raggiungo non appena sarò pronta. E non sono nemmeno riuscita ad andare in bagno. Perfetto. Ok. 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 Ma signori, da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se avete ancora fatto. E noi, signori, ci vediamo direttamente al prossimo episodio di Evan's Remains. In cui... probabilmente nel prossimo o in quello dopo iniziamo a scoprire, a mettere insieme i pezzi, a mettere insieme qualche pezzo, a arrivare verso il finale, secondo me. Perché stiamo andando verso l'artefatto e comunque per me siamo lì, per me siamo lì. Ma lo scopriamo appunto nel prossimo episodio. Quindi, ciao a tutti!